In principio, Dio creò il cielo, la terra e tutte le cose. Era appena nato un nuovo mondo pieno di vita. Tutto ciò che era stato creato da Dio era perfetto e bellissimo. Rivelava la sua sapienza, la sua bontà e la sua onnipotenza. Con le sue mani, Dio creò Adamo ed Eva a sua immagine e instillò la sua vita in loro con un soffio. Yahvé Dio li collocò nel giardino dell'Eden e disse loro: «Mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai». Però Adamo ed Eva non rispettarono le istruzioni di Dio. Cedettero alla tentazione di Satana e mangiarono dell'albero della conoscenza del bene e del male. Da allora, l'intera umanità visse nel peccato. Era sempre più corrotta, malvagia al massimo grado di decadenza, fino al punto che diventò nemica di Dio, incapace di riconoscere la sua esistenza. Per questo, Dio decise di sterminare questo popolo con un diluvio.